nello sport penso che sia dimostrare o dare l'esempio in campo, con umiltà, con sacrificio e con la voglia di non mollare mai, per me in campo. E penso che quello che, come ho affrontato io la vita, quello che è il campo è anche la vita, no? Penso che siano, anche per la TV o anche per la vita normale, sia così. Penso che cercheremo di raccontare le storie, ma non ci sono solo io, ci sono anche altri campioni, cercare di raccontare la vita in generale, esperienza di vita e anche di sport, nella quale l'uomo comunque va avanti, no? Perché non è tutto bello nello sport, ci sono problemi, ci sono delle cose, ma anche nella vita, no? Ed è anche cercare di raccontare come uno in una situazione brutta va avanti, no? Perché o ti butti via, ti lasci andare, o prendi la mano nella tua vita, la tua carriera in mano e cerchi di cambiarle dalla svolta. Ma mi ha dato tantissimo, se io ci sono qui è grazie al rugby. Non ho finito in bene i rapporti con il rugby in generale, nel senso perché un po' lo dico odiare perché è una parola brutta, però sono in un momento nel quale non ho un bel rapporto con il rugby in generale. Però mi ha tolto tanto, ma sai, lo sport, la gente dice ma tu guadagni tanto, fai calciatori, ma ti posso assicurare che stare lontano dalla tua famiglia, non fare un Natale con la tua famiglia, non passare un compleanno con tua madre o con tuo padre è molto difficile. E penso che più che altro mi ha tolto queste cose qua, il tempo con la mia famiglia, con i miei amici, con i miei cari, che per come sono fatto io è molto, molto importante. Bah, penso divertimento, io la vergogna l'ho persa quando sono nato e lì mi trovo a mio agio perché veramente stiamo divertendo tanto ed è un programma molto molto molto, io mi sto divertendo tanto, ci sarà da ridere. Io tutta la vita sono molto più bello. Ma io penso che se ho smesso un anno e mezzo fa e non ho fatto niente di rugby a parte la mia accademia, la quale io penso che la faccio solo perché voglio che non si perda un modo, uno stile di vita di vivere il rugby, perché lì comando io, non devo rendere conto a nessuno perché è il mio. E oggi come rugby, se entrare nel rugby dovrei rendere conto a tante bugie, a tanti interessi che a me non piacciono. Però a parte questo, se ho fatto solo TV è perché voglio fare questo. Io spero di cominciare, sai, questo è un grande programma, adesso c'è un canale che mi può dare anche tante opportunità, una po' aperte, perché sai, una volta che aprirà il programma ci saranno altre possibilità, altri programmi, chissà che un giorno. Però penso che l'idea di condurre dei programmi di TV, soprattutto di intrattenimento, per come sono fatto io, mi piacerebbe tanto. Però vedremo, se sono bravo o no. Un saluto a TV Su.